Noi diciamo ai nostri ammalati che molte volte devono attendersi un periodo di, se, però faccio una generalizzazione che non è molto, molto attendibile, perché è solo un parametro molto generale. Ovviamente ognuno bisogna che parli col suo medico, col suo oncologo, radioterapista, per la sua situazione specifica. Il paio di settimane dopo il trattamento è quello più difficile da superare nei casi in cui la radioterapia coinvolge tessuti che risentono maggiormente degli effetti della radioterapia. I tumori della testa e del collo sono un po' un paradigma in questo senso. Passate le prime 2 settimane dopo la fine del trattamento, la parte più acuta dei fastidi è superata, però ci vuole un tempo dopo che include anche in qualche caso una riabilitazione funzionale degli aiuti per ritornare il più vicini possibile alla qualità di vita che si aveva prima. In altri casi poi, insomma, veramente il tempo è molto breve, ci sono dei trattamenti che in realtà la qualità di vita non la alterano più che tanto. Adesso ci sono delle modalità di trattamento radioterapico molto brevi e su bersagli molto limitati, in cui praticamente di per sé la qualità della vita non cambia veramente granché anche durante il trattamento stesso.